Buonasera, buonasera, omaggi e ossequi a tutti voi, permettete di presentarmi, sono Panfilo Gastaldi, visconte di Morimondo, da sempre la mia famiglia, quindi anch'io, è sempre stata una grande appassionata dell'arte e soprattutto dell'arte moderna, davvero. Purtroppo la mia, la condizione economica, diciamo, di questo paese non ci permette di avere i quadri nei nostri soggiorni, ma questi quadri sono di facile realizzazione. Ecco, io vi assicuro che chiunque di voi può realizzare delle opere d'arte nello stile dei grandi maestri. E questo è il mio primo video tutorial su come realizzare delle vere e autentiche opere d'arte moderna. Il quadro che andremo oggi a realizzare è niente poco di meno che Concetto Spaziale, un famoso quadro di Lucio Fontana, per la verità il primo di una lunga serie di quadri cominciata e continuata via via negli anni. Ecco, questo è il mio primo quadro, il primo quadro ad essere stato realizzato da me e onestamente è quello che preferisco. La sua realizzazione è davvero molto semplice. Per prima cosa vi occorre un taglierino. State molto attenti, apritelo solo fino alla seconda tacca, perché se lo aprite di più, mentre lo usate, potrebbe rompersi la lama e farvi male. Una volta preso il taglierino e assicurandovi che sia ben chiuso e ben stretto, la lama non deve assolutamente muoversi, prendete una tela bianca. Una tela bianca che potete trovare in qualsiasi negozio d'arte o chiederla in prestito a un vostro cuginetto che fa le medie. Una volta trovata la tela bianca, mettetela bene al centro del tavolo, tenendola ferma con la mano sinistra, io uso la destra perché sono mancino, tenendola ben ferma con la mano sinistra, occhio alle dita naturalmente, posizionate la mano destra, nel mio caso la mano sinistra, a questa altezza circa della tela. Con mano ferma e attenta, praticate il taglio. Beh, non posso che congratularmi con tutti coloro che hanno provato con grande successo a realizzare quest'opera. Come potete vedere, è perfetta, non c'è nessuna differenza con le opere originali. Se non mi credete, potete anche andarle a vedere, per esempio, al Museo del Novecento, qui a Milano. Il mio tutorial per oggi finisce qui. Io vi aspetto al prossimo tutorial e ossequi.